Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi parlo di una canzone che si chiama Tre stagioni, malattia e dipendenza. Iscrivetevi su questo canale se non l'avete fatto. Poi mettete like, commentate. L'ho guardato più possibile. Più possibile, sì. Sono le 5:05, guardate. Ecco. Vi ho fatto vedere l'orario perché ho appena prodotto un'altra canzone che si chiama Imagine alle 5:10, per farvi un riscontro di quanto tempo libero ho io. Piano piano vi canto tutte le canzoni, vi canto in versione rap. Poi un giorno, quando ho finito tutte le canzoni che ho cantato, vi ricanto tutte le canzoni da capo, per questa parte principiante. Poi vi canto la parte medio livello e poi la terza parte sarà l'esperto. Canterò senza errori, senza inceppi, senza sbagli in generale. Ma questo fra 6 mesi, 7 mesi. Piano piano mi esercito io. Mi esercito molto durante il giorno. Perché io lavoro 3-4 ore al giorno. Poi durante la giornata faccio altre cose. Io poi vi spiego. Sono in una comunità a Rovereto che non vi posso dire il nome. Vi spiego anche perché io ho 14 anni, io adesso ne ho 23, ho 14 anni, ho avuto quei problemi sui sfoghi sessuali. Vi spiego io apertamente che ho aggredito delle donne, molestate, ma questo è una cosa passata. Non lo voglio più fare, non l'ho più fatto. Poi col tempo sono cresciuto e non lo voglio più fare. Faccio una canzone sulle donne in modo da galantuomo, da gentiluomo. E non lo voglio più fare. Poi sono stato 4 anni in provincia di Parma. Io ho studiato elettricista, poi sono andato a Varazzo in provincia di Spezia, ho fatto allevamento di maiali e galline, un mese di agricoltura e lavapiatti, lavanderia, raccogli sigarette dal piazzale e varie cose, tante cose ho fatto e mi ubriacavo, fumavo 40 sigarette come ho detto in qualche video fa e tante altre dipendenze avevo anche sessuali, andavo a prostitute, mi sono drogato una volta anche, mi sono fatto una canna di hashish, un mio amico, molte cose, esperienze molto negative ma che mi hanno fatto crescere nella vita. Dovete imparare anche voi che se fate dei sbagli nella vita, crescete tanto. Perché io poi dal polmonite in poi, fulminante, ho ridotto 30 sigarette, dall'infarto al fegato che ho avuto, non ho più bevuto, non mi sono più drogato, non sono più prostitute. Non ho fatto più niente. Ecco, oggi ero in vena di spiegare un po' la mia vita per farmi conoscere un po' anche. Ok, dai. Canto questa canzone che sono stagioni, malattie e dipendenze. Tum, 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 tum. La natura è bella, verde, ma quando è autunno è gialla e quando è inverno è bianca. Come le malattie che la polmonite d'inverno
e l'autunno è giallo come il tabacco, e la primavera è verde come la marijuana, e la marijuana è una terapia per i cancri, ma non da fumare, perché se te la fumi ti rovina economicamente, il cervello te lo brucia, e l'inverno ti rovina perché è bianca come la cocaina, che si chiama anche bamba, e se la rubi e rubi le zone, viene ammazzato con un calibro 48, e poi ti preparano la bara e fanno il funerale, e poi cari los disperati, allora non drogatevi, non fumate, perché ti portano a cattive bande, e poi morirete di overdosi. Fatelo per i cari, non drogatevi, non fumate, perché ti portano a cattive bande, e poi morirete di overdosi. Fatelo per i cari. Bene, qua sotto commentate di come sono andato oggi con Imagine e con questa canzone Stagione Malattie Dipendenze. Che queste sono le 5 del pomeriggio del 20 settembre, anche su Imagine 20 settembre. Spiegatemelo qua sotto come sono andato. Mettete più like e iscrivetevi. Ciao, buona giornata.